Adesso passiamo ad ascoltare due esempi concreti. Il vice sindaco e assessore alla partecipazione di Como Silvia Magni e l'assessore alla partecipazione di San Donato Gianfranco Ginelli. No, la cosa bella di questi incontri è che passiamo da queste a delle considerazioni poi pratiche, cioè quello che abbiamo visto fino adesso, che lo garantisco che si può fare. Quindi il primo messaggio che mi sento di dare è un messaggio positivo. Ci si impiega un po' di tempo, non è che... però sono cose che si possono assolutamente fare. E nel nostro caso, nel caso di San Donato, noi siamo arrivati sostanzialmente a compiere questo percorso quasi completamente da questo punto di vista. Abbiamo iniziato nel 2012, siamo un'amministrazione che va a scadenza il prossimo anno e se devo fare un bilancio, diciamo, di questi primi 4 anni su questo fronte, su questo versante, io credo che siamo riusciti ad introdurre degli elementi pratici, quegli elementi pratici che raccontava prima Francesca e che sono poi alla fine quelli che concretamente misurano il livello di partecipazione, perché partecipazione rischia di essere anche una parola molto vuota se poi alla fine non produce degli atti concreti. Prima di arrivare a raccontarvi la nostra esperienza legata al bilancio partecipativo, che è uno di questi strumenti che abbiamo adottato, spendo 5 minuti per raccontarvi il percorso, perché vedrete che siamo riusciti a concretizzare queste cose nella seconda fase del nostro mandato. La prima fase l'abbiamo dedicata un po' a quella che era la progettazione anche di questi percorsi. E il punto chiave da cui siamo partiti è stato già citato questa sera, è il tema della comunità, cioè noi nel nostro programma di mandato abbiamo inserito questo come l'elemento centrale, il cuore della nostra proposta politica. Avevamo bisogno di ridare senso di comunità alla nostra città, perché arrivava da 5 anni, secondo noi, dove si era completamente perso questo elemento. E questo elemento l'abbiamo poi ritrovato in quella che è stata anche una sfida, no? Questa sfida che abbiamo voluto proporre in questa alleanza tra chi amministra e i cittadini. Perché questo è l'unico valore positivo che possiamo dare oggi all'elemento chiamato politica. Senza di questo la politica viene vista solo in un'accezione negativa. E quindi avevamo bisogno di progettare anche poi questi passaggi concreti. E quindi abbiamo visto nella partecipazione uno di questi strumenti, una partecipazione che aiutasse i cittadini a farsi carico anche di una serie di decisioni. Fondamentale da questo punto di vista, quindi, come dire, mettere a quadro, mettere in luce quelli che potevano essere gli strumenti da adottare per arrivare a questo risultato. Allora, il primo elemento che abbiamo introdotto è proprio il bilancio di rendicontazione, cioè il bilancio di metà mandato, che sembra una cosa banale per un'amministrazione, invece è una cosa che dà un grande valore perché aiuta a tradurre in elementi oggettivi, pratici e facilmente comprensibili dal cittadino quello che è il lavoro che l'amministrazione svolge, che tipicamente è un lavoro che a volte rischia di essere anche molto, molto, molto oscuro. Una delle critiche più feroci che viene fatta oggi alla politica, no? Da parte di tutti, perché poi la cosa bella è che noi che siamo amministratori di questi comuni di, come ha detto Francesca, piccole e medie dimensioni, noi siamo nati a 33.000 abitanti, no? Quindi ti vedono come un politico, cioè in realtà tu lavori e poi a tempo perso vai in comune e ti prendi le ire di famiglia o di non famiglia e ci passi altre 3, 4, 5 ore, no? Per un gettone di presenza che viaggia sulle, non lo so, penso 5.000 euro l'ora dell'anno per un assessore di San Donato Milanese, fate voi i conti, ecco. Cioè non ci vivi, no, con queste cose qua. Quindi io dico sempre che noi siamo dei volontari prestati alla politica, lo facciamo perché ci piace. C'è chi lo fa, c'è chi ha altre passioni, noi abbiamo questa passione e la sviluppiamo. E la cosa interessante che viene fuori da questa lettura è che quando tu fai il bilancio di metà mandato vai a dare anche questi numeri e vedi che, come dire, un consiglio comunale è capace di costare 6 centesimi a cittadino,
che se lo dividi per il numero di cittadini che saranno nominati, se questo è il valore della politica, no? Piuttosto che una giunta ti costa 40 centesimi a cittadino, però ti produce una serie anche di elementi, ti produce una serie di elementi oggettivi che tu devi riuscire a rendicontare al cittadino, quanto è il valore che tu metti o quanto è la quota che tu metti nel piano di finanziamento del diritto allo studio pro capite per studente, quindi passi dai 200 euro per studente ai 310, e quali siamo passati ieri perché abbiamo trovato il nostro terzo o quarto piano di... Allora, questi sono gli elementi che anche traducono in maniera significativa poi la voglia anche di partecipare da parte del cittadino. E questo bilancio di rendicontazione è stato uno dei primi punti. Secondo punto è stato quello di progettare il bilancio partecipativo. Ecco, io non so se tutti sapete che cos'è il bilancio partecipativo, poi spenderò 5 minuti per raccontarvelo nel dettaglio, però il bilancio partecipativo è uno strumento, secondo me, fondamentale. A premessa, queste non è che sono cose che ci siamo inventati, nel senso che sono cose che sono disponibili, basta andare a vedere, sono le cosiddette buone pratiche che se ogni comune le recepisse al suo interno e riuscisse a realizzarne anche una quota parte, avremmo già avuto un grande risultato. Bilancio partecipativo pensato nel 2012 e realizzato 3 anni dopo, perché i tempi dell'azione amministrativa poi sono questi, quindi non immaginatevi di, come dire, tradurre subito in azione concreta quello che oggi è un desiderio, una progettualità o qualcosa, perché purtroppo la politica, o meglio l'amministrazione pubblica, ha questi tempi. Tu lavori magari in un'azienda privata, arrivi lì col tuo background, pensi di spaccare il mondo e vai a sbattere. La mia dirigente degli affari generali, la prima cosa che mi ha detto, io ero la prima esperienza di questo tipo, amministrazione pubblica, caro assessore, parlo a Terratti, e quindi questo è, i tuoi desideri mettili nel cassetto, e per 3 anni siamo stati lì, e alla fine però abbiamo portato a casa un risultato, e poi vedrete, i numeri sono sicuramente dal mio punto di vista molto interessanti. Dopo il bilancio partecipativo abbiamo iniziato a ragionare sull'adozione anche del regolamento per la gestione dei beni comuni. Ce le siamo andate a cercare, nel senso che poi navigando oggi l'Absus l'abbiamo trovata così, Google, e quindi abbiamo incrociato l'Absus, e questa esperienza era, secondo me, veramente rivoluzionaria da questo punto di vista per un'amministrazione pubblica che oggi è ancora completamente ingessata. E portare all'interno dell'amministrazione pubblica un'esperienza come quella del regolamento sulla gestione dei beni comuni costringe la struttura a guardarsi da dentro e a, come dire, capire che si deve trasformare. Non è un'operazione facile, molte volte anzi fai anche fatica e non porti a casa il risultato. Però se andiamo a vedere cosa ha fatto Bologna, oggi Bologna non emana più delibere, emana patti di collaborazione, e l'accezione non è così sottile. Cioè, io sto dicendo che non faccio una giunta nella quale io, giunta, delibero che voglio fare questa azione, questa iniziativa, piuttosto che te la faccio calare dall'alto, ma io sottoscrivo con un gruppo di cittadini un patto di collaborazione per fare un'iniziativa. Cioè, cambia completamente, cambia di 360 gradi da un punto di vista anche della percezione amministrativa una cosa di questo tipo, e questa sì che è rivoluzionaria, perché poi uno mi dice, e me lo dice il mio sindaco, quindi, ma no, non puoi fare i patti di collaborazione su delle cose che sono immateriali. Cosa significa? La stagione teatrale, fai il patto di collaborazione per la stagione teatrale, no, fai il patto di collaborazione per la stagione teatrale anche, cioè il patto di collaborazione lo fai veramente su tutto, e questo è un altro elemento che è veramente importante. L'ultimo, tutto questo si è accompagnato ovviamente con, perché noi siamo arrivati in un'amministrazione che, va bene, abbiamo cambiato il sito internet adesso, e voi direte una cosa banale, insomma, provateci con tutti gli accrocchi che ci stanno dietro, no? La casa di vetro, gli atti, non gli atti. Tutto questo accompagnato quindi anche da una innovazione sul fronte della comunicazione, perché oggi le pagine Facebook dei istituzionali dei comuni ci sono, ma 4 anni fa io ne contavo ancora pochine da questo punto di vista. Quindi tutto l'elemento anche dell'immagine coordinata, e poi siamo arrivati all'ultimo elemento, che è quello sul quale stiamo lavorando adesso, che è il web reporting, la rendicontazione.
informazione online praticamente, quindi dove io ti vado ad aggiornare in tempo reale quelli che sono i risultati della mia azione amministrativa. Ecco, tutte queste cose qua, come dire, se le mettiamo assieme in un quadro omogeneo, sono strumenti concreti che ti consentono di passare da quelle dichiarazioni che abbiamo visto prima, che sembrano dichiarazioni di principio, a elementi assolutamente tangibili e concreti. Sul bilancio partecipativo, questa sera mi hai detto di spendere qualche parola sul bilancio partecipativo, allora vi racconto un po' velocemente che cosa abbiamo fatto noi con il bilancio partecipativo. Noi siamo alla seconda edizione, siamo partiti il 20 di settembre e abbiamo proposto la seconda edizione. Questo che cosa non è il bilancio partecipativo, perché è importante partire da questo, cioè è importante, siamo partiti al contrario, no? E quindi non è una logica di mera partecipazione fittizia dove tu chiami le persone a dire la propria volontà su qualcosa, ma è proprio un'azione organica che introduci, è un modo che scardina un po' anche da un punto di vista amministrativo la logica con la quale vengono viste questi elementi di coinvolgimento del cittadino. Vai pure apri a tutto tondo perché ci parlo sopra rapidamente. Quindi partendo dalla declinazione di che cosa non è il bilancio partecipativo, siamo invece poi arrivati a dire che cosa secondo noi invece deve essere il nostro obiettivo. E quindi l'obiettivo principale è proprio quello di rafforzare questo legame tra il cittadino e l'amministrazione, senza il quale comunque non riesce a produrre gli elementi concreti che vi ho raccontato prima. E da questo punto di vista l'elemento essenziale è quello di progettare bene le scelte che vai a fare. Che cosa abbiamo fatto noi? Noi abbiamo identificato una cifra sostanzialmente, abbiamo detto questa cifra la vogliamo mettere a disposizione dei cittadini, quindi abbiamo individuato, vai pure, 300.000 euro e queste 300.000 euro abbiamo detto le mettiamo a disposizione, 300.000 euro sul bilancio di 30 milioni, voi dite poca cosa. Tenete presente che il bilancio di un'ente è blindato al 70%, il resto è quel poco che resta per gestire una serie di azioni dal punto di vista amministrativo. Abbiamo individuato quattro aree. All'interno di queste quattro aree abbiamo assegnato una spesa e su questa spesa abbiamo chiamato i cittadini a dire la loro presentando delle proposte, dei progetti concreti. E quali sono stati i risultati della prima edizione? Li vedete lì. Più di 7.000 schede, che sono poi queste, cioè 7.000 schede sulle quali i cittadini erano chiamati ad esprimere un progetto, un'idea. Ognuno poteva esprimere quello che voleva all'interno delle quattro aree che avete visto prima e doveva poi sostanzialmente raccogliere il consenso sul suo progetto. Ecco, 7.000 di queste schede sono state raccolte in un'entità territoriale come quella di San Donato, che appunto è fatta da 33.000 abitanti. Fatta questa prima fase, che è stata la fase 1 del progetto, i progetti che hanno avuto maggior voto, che hanno raggiunto quindi più schede, sono passati alla fase successiva, alla fase finale, e passarono 5 idee progettuali per ognuna di queste aree. Vista e fatto fare anche un lavoro da questo punto di vista poi alla parte tecnica, perché la parte tecnica ha dovuto valutare se le proposte erano ammissibili, sostenibili, realizzabili o meno, le proposte sono andate alla fase finale e la fase finale, la cosa bella della fase finale, dopo una presentazione, una serata che abbiamo fatto dove ognuna di quelle associazioni portava e presentava la sua proposta, siamo arrivati alla giornata della partecipazione nella quale in stile primarie, mettiamola così, abbiamo organizzato dei gazebo all'interno della città e la gente è venuta a votare. Abbiamo aperto la votazione ai ragazzi dai 14 anni in su, quindi abbiamo chiamato anche i ragazzi giovani a votare, e questo è stato un altro evento, come dire, molto apprezzato. Ma la cosa bella è che sono venuti a votare quasi 3.000 cittadini, in termini percentuali quasi l'8%, che è un risultato straordinario da questo punto di vista. La cosa bella è stata quella di vedere la gente in coda a votare e dover prolungare l'orario di apertura che avevamo definito,
noi avevamo definito di restare aperti fino alle 18, avevamo alle 18 ancora la coda, e non gente che se ne andava, che diceva non vado, devo fare tutta questa cosa, no, è stata lì, è rimasta a votare. Questo è un elemento, come dire, concreto, ha coinvolto il mondo del volontariato, ha coinvolto gli oratori, ha coinvolto le associazioni, perché avete visto le quattro aree, ma ce n'è un'area che era molto critica, solidarietà e lavoro, è stata quella che ha avuto il boom di progetti, invece da questo punto. Io me li aspettavo tutti sulla parte territorio, invece sulla parte... E poi, non so se qui li avete, se vai avanti, dovrebbero esserci anche alcuni dei progetti. Abbiamo deciso di finanziare... Ecco, questo era il giorno in cui abbiamo consegnato gli assegni in maniera simbolica alle associazioni che hanno vinto, no? E lo dicevo prima, insomma, consegnare un assegno di 27.000 euro è piacevole anche, no? Cioè tu dai un assegno di 27.000 euro ad un'associazione che magari lavora con i ragazzi disabili e che ha presentato un progetto per costruire delle armi piuttosto che... Cioè, oppure un'associazione sportiva che lavorava sempre con i ragazzi disabili e che coinvolgeva nel giocare a pallamano questi ragazzi. Insomma, queste sono le soddisfazioni che poi alla fine ti restano, no? E la cosa bella, qui vedete un po' tutti gli strumenti che vi ho raccontato prima, no? Questa è la nostra mappa sulla quale abbiamo sviluppato tutte le idee, dalla parte dell'attivazione dei canali social, la prima edizione del partecipativo con il bilancio sul regolamento dei beni comuni, la seconda edizione del partecipativo, adesso il web report. E poi dovrebbe esserci qualcosa ancora che racconta la novità di quest'anno. Quest'anno abbiamo pensato di estendere ancora di più questo elemento di partecipazione anche ai ragazzi piccoli, quindi abbiamo introdotto questa logica del partecipativo junior che andrà a coinvolgere con le direzioni didattiche anche i ragazzini dai 6 agli 11 anni. Quindi un elemento in più, un elemento aggiuntivo. Ecco, come dire, il tempo è scaduto e mi scuso se mi sono dilungato, però come dire, ho voluto portarvi questo elemento concreto perché secondo me è la dimostrazione tangibile che tutti gli sforzi che alla fine facciamo poi hanno veramente un ritorno importante, e questa è la vera condivisione che l'amministrazione si deve proporre di avere nei confronti dei propri cittadini. Grazie.